Safilo è un'azienda globale, leader nel settore dell'occhialeria, con prodotti da sole, da vista e sportivi, tutti di alta qualità. Il turnover è di oltre 1,2 billion euro. Il nostro portfolio di brand raccoglie brand di proprietà e brand di licenza. Come brand di proprietà abbiamo Polaroid, Carrera, Safilo e Smith, oltre che Oxydo, che chiamiamo Oxydo Lab nella parte atelier. Per nominare alcuni brand in licenza, andiamo da Dior, Celine, Fendi, Max Mara, Hugo Boss, Jimmy Choo e molti, molti altri. Il portfolio raccoglie sui 28 brand tra proprietà e licenza. Il time to market è importantissimo perché aziende piccole hanno la possibilità di scavalcare alcuni processi industriali e una grande azienda ha molte più difficoltà di reagire in questo ambito. L'innovazione ci permette da grande azienda di poter essere veloci e presenti sul mercato con idee innovative. Con una 3D printing della Stratasys è fantastico perché in brevissimo tempo vediamo un risultato colorato di una texture, dei pattern sul nostro frame e allo stesso tempo possiamo cambiare idea più volte. I designer cambiano sempre idea, quindi con una 3D printing Stratasys abbiamo la possibilità di provare, provare, provare per raggiungere il risultato migliore. L'attuale sviluppo prototipi in Safilo si traduce nella fase di arrivo del disegno, può essere bidimensionale e tridimensionale. C'è un'area taglio dove ci sono all'interno delle macchine CNC che effettuano il primo taglio del prototipo, che possa essere in metallo, che possa essere in plastica, e poi viene passato il lavoro a livello manuale a banco, dove i prototipisti manualmente creano e sviluppano il prototipo. L'inserimento di questa nuova Stratasys J750 in area prototipi Safilo ha potuto aumentare e potuto dare molta più sostanza al prototipo stesso, mentre prima veniva creato a mano e verniciato. La differenza sostanziale tra il prima e il dopo, quindi lo sviluppo manuale del prototipo e lo sviluppo tridimensionale del prototipo, abbiamo circa un saving del 60%, perché in 15 ore circa riesce a sviluppare un prototipo. Con il 3D printing dal disegno in 3 ore riusciamo ad avere in questo caso il prototipo stampato frontale d'asta, e in entrambi i casi vanno aggiunte 3 ore di finessaggio. Il processo che noi in Safilo utilizziamo: partiamo da un CAD 3D e lo importiamo in Photoshop. In Photoshop possiamo quindi creare qualsiasi tipo di texture. Oltre a giocare con le texture in vari livelli, possiamo fare anche texture sfumate oppure dei colori semplici ma sfumati tra di loro, giochi di trasparenze oppure mixare i due. Quindi l'effetto finale è un effetto incredibile. Si apre un'epoca nuova per i designer perché possiamo, con una definizione di colori di questo tipo e giochi di trasparenze, aprire un'epoca nuova e tentare continuamente nuove soluzioni che non hanno nulla da invidiare rispetto a quello che noi facevamo prima a mano, ma anzi, forse sono anche migliori perché una vernice si toglie mentre qua il colore è integrato nel frame.